Ciao ragazzi, mi è arrivato questo pacco dalla Cina e l'ordine è avvenuto esattamente 15 giorni fa. Ma cosa c'è dentro? Andiamo a aprirlo e vediamo. Un paio di scarpe dell'Adidas. Prezzo 28 euro. Ma non perdiamo altro tempo per vedere di cosa sto parlando. Ciao ragazzi, oggi vi parlo di Yom. Yom è un sito di shop online cinese che in questi ultimi tempi ha riscosso grande successo, soprattutto tra gli utenti smartphone, anche grazie all'app dedicata per iOS e Android, molto ben fatta e facile da usare, molto comoda per acquistare prodotti online a prezzi davvero e incredibilmente ridotti. Diciamo, se non lo conosci, ti lascio qua sotto il link in descrizione per andare a vedere di cosa si tratta e se stai pensando di fare acquisti appunto su Yom ma non hai grosse informazioni sulla sua affidabilità, sui tempi, sulle consegne e molto altro, oggi in questo video ti spiegherò tutto e cercherò di aiutarti. Analizzerò nel dettaglio lo shop online di Yom e cercherò di rispondere ai dubbi per darvi appunto un aiuto ed acquistare appunto sullo stesso sito, appunto su Yom. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo a vedere cos'è Yom e come funziona. Prima di tutto, cos'è Yom? Yom, come detto, è uno shop online cinese dove vengono venduti e spediti prodotti di ogni tipo e categoria merceologica. Si trovano su Yom una miriade di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Infatti ci sono prodotti per ufficio, abbigliamento, uomo, donna, bambino, scarpe, gioielli, collane, braccialetti, anelli, ma anche tantissimi accessori tecnologici high-tech, come esempio cuffie Bluetooth senza fili, speaker, casse Bluetooth, accessori appunto vari, ma anche tutti gli accessori per i nostri droni, ma i droni stessi, cioè ce n'è un'infinità, Tello, Mavic, c'è un sacco di cose, accessori per smartphone e molto altro. Su Yom c'è davvero di tutto e a prezzi veramente veramente bassi e convenienti. In definitiva, a prima vista Yom assomiglia moltissimo a un Amazon, a un eBay. Effettivamente è proprio così. Ma diciamo intanto, da dove spedisce Yom? Yom, essendo cinese, spedisce ovviamente dalla Cina e questo comporta tutte le conseguenze che ne derivano sulla spedizione appunto da quel paese. Per cui quanto tempo ci vuole per ricevere gli acquisti su Yom? Allora, diciamo che i tempi di consegna variano da 15 a 45 giorni lavorativi e questi ne sono una prova. Variano dalla dimensione del prodotto che appunto acquisti online. Possono poi subentrare eventuali ritardi legati a fermi doganali, periodi di congestione per magari ciò che riguarda la consegna e l'espedizione dei pacchi o altro ancora. In generale, comunque, diciamo che la consegna media è di circa un mese, più o meno, o comunque almeno 20-25 giorni per ricevere il prodotto che abbiamo appunto acquistato su Yom. Purtroppo ci sono casi nei quali ci vuole anche di più, infatti le date indicate di consegna sul sito sono abbastanza lunghe. Ovviamente se compri su Yom, come tutti i siti cinesi, tipo AliExpress, ne faccio un esempio, armati di pazienza per ricevere i tuoi prodotti, e questo è ovviamente scontato. È molto affidabile e sicuro, io ho già fatto diversi acquisti, tra cui appunto avete visto un paio di scarpe. Conosco poi altre persone che acquistano ogni giorno su Yom e non hanno mai avuto problemi con i pacchi, sono sempre arrivati. Importante è avere la pazienza appunto e saper aspettare quantomeno un mese, poi arrivano in 15 giorni. Bene, succede che utenti pensano Yom non sia affidabile perché magari sia una fregatura, perché magari ci vuole tanto tempo per ricevere i pacchi, ma purtroppo ricevendoli dalla Cina è così. Spesso consideriamo che i problemi che hanno riscontrato per ritardo eccetera non dipendono direttamente dal sito produttore.
diciamo che ci sono alcune cose che possono creare degli intoppi legati non direttamente agli home, che sono per esempio le spedizioni perse o non consegnate. Ovviamente, arrivando dalla Cina ed essendo spediti gratuitamente, i pacchi possono essere persi o subire dei lunghissimi ritardi nella consegna. E questo non è colpa certo di Yum, ma degli spedizionieri che appunto pensano a mandarvi il pacco. I prodotti possono essere di bassa qualità. Si tratta di prodotti fatti in Cina e venduti a prezzi bassissimi. È normale non aspettarsi una qualità ai massimi livelli. Aspettando, cioè poi spendendo 3-4 euro per una maglia, per un vestito, penso che ci possa pure stare. Io per un paio di scarpe ho speso 28 euro, per cui i prodotti vengono fermati in dogana a volte e vengono chieste delle tasse e spese di consegna. Capita a volte su prodotti tecnologici. Una cosa positiva di Yum è che accetta il pagamento con PayPal. Infatti, questo per darti maggiore sicurezza negli acquisti. In caso di problemi potrai infatti richiedere il rimborso direttamente a PayPal e questo credo sia un valore aggiunto per ciò che riguarda appunto questo sito. Un'altra cosa sono di home importanti sono le recensioni e le opinioni. Onestamente, se andate a leggere in rete le recensioni relative a home sono tutte abbastanza buone. Hanno prezzi competitivi e concorrenziali. L'offerta varia molto, i prodotti disponibili sono tanti e le spese di consegna, come appena abbiamo detto, sono quasi sempre gratuite. Chi acquista su Yum è generalmente soddisfatto e su internet troviamo appunto tantissime recensioni positive su Yum, potete verificare voi stessi. Per leggere le recensioni vere dei clienti che hanno acquistato su Yum, basta aprire l'applicazione Android o iOS e controllare le varie recensioni degli utenti, magari su prodotti specifici che voi cercate, di un genere appunto specifico. Ci sono migliaia e migliaia di recensioni di persone che hanno comprato e che sono molto soddisfatti di questo sito cinese che sta prendendo sempre più campo. Su Yum ci sono vari negozi, come succede su Amazon e su eBay. Anche su Yum ci sono appunto venditori che vendono i propri prodotti. Yum non fa altro che aggregarli su una sola piattaforma, tu cerchi il prodotto e ti interessa, poi avrai a disposizione vari negozi che lo vendono a vari prezzi, diciamo che è diciamo, un misto tra Amazon e eBay. Non ci sono le aste, solo in questo caso un compralo subito. Ogni negozio su Yum ha delle recensioni che ti permettono di capire se il negozio stesso è affidabile, come spedisce, se i prodotti che vende sono dei prodotti di buona qualità. Come su molte categorie, web, dal turismo ai negozi, le recensioni sono indispensabili per capire se un venditore è affidabile. Su Yum, anche in questo caso, lo capiamo e dunque è importante vedere prima di acquistare un prodotto chi è colui che ce lo spedisce. Al contrario di quello che succede su Amazon, su eBay, su Yum, però non è possibile parlare direttamente con i venditori e con i negozi che appunto vendono. È il servizio clienti Yum in caso di problemi che risponde per il tuo ordine. Diciamo che il servizio assistenza di Yum è comunque contattabile tramite il sito web, che parla in diverse lingue, potete scrivergli in italiano, in inglese, in francese, in spagnolo, in tedesco, in portoghese, in rumeno, mi pare in turco, in russo, insomma ci sono tutta una serie di lingue con cui potete scrivere. Per raggiungere l'assistenza è una procedura molto semplice, è sufficiente posizionarvi sul vostro profilo, andare su supporto, c'è un'icona, premete chat nell'angolo alto a destra e scrivete direttamente all'assistenza. Eventualmente c'è anche la possibilità di contattarli inviandogli una mail a support@yom.com o accedendo alla piattaforma Yom, appunto e cliccando sul tasto Contattaci. Per il discorso dogana, diciamo che in linea di massima non si pagano i pacchi più piccoli che arrivano con consegna gratuita e senza spese di consegna o dazi doganali. Può capitare, che i pacchi che arrivano però dalla Cina vengano fermati in dogana e di conseguenza ti sia richiesto di dover pagare IVA più tasse più spese di sdoganamento.
non si può sapere a priori, però se dovrai pagare spese doganali sui tuoi ordini home, non ci può fare niente. Cioè, nel caso che un pacco venga bloccato in dogana, tutti questi costi ovviamente sono a tuo carico. Questo è bene chiarirlo sin dall'inizio. Una volta che hai effettuato un ordine, il pagamento, insomma, hai effettuato anche il pagamento, i venditori sui home hanno 7 giorni, non di più, per spedire il tuo pacco, che potrà essere tracciato in tempo reale dal tuo profilo IOM, per sapere dove si trova e quando ti sarà consegnato. Ci sono garanzie che offre IOM, infatti se il tuo prodotto non viene consegnato entro un limite massimo di 75 giorni dall'ordine, puoi richiedere il rimborso e puoi gestire tutta la procedura di richiesta di rimborso dal tuo account IOM. Questa cosa vale anche nel caso che ti arrivi rotto, rovinato, se hai un vestito strappato o con problemi alla consegna. Dovrai contattare il servizio clienti IOM e chiedere immediatamente il rimborso. Dovrai ovviamente allegare foto del prodotto rotto come prova per ottenere appunto il rimborso stesso. Il reclamo, per essere accolto, ovviamente dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dalla ricezione appunto del prodotto presso la tua abitazione. Diciamo che si può adesso arrivare a quello che onestamente a me mi ha stupito di più. Scarpe Adidas che trovo in Europa al costo di 100 euro a 28 euro. Oggetti tecnologici che su Amazon vendono a 30 euro, 12 euro. Orologi che costano 70 euro a 12 euro. Prodotti, penne USB, cuffie, Bluetooth che costano un po' da tutte le parti 40, 30 euro, 25 a 12 euro, 9 euro senza spese di spedizione. Insomma, chi più ne ha più ne metta, è sufficiente, vi stagliate l'applicazione, vi fate un giro, è un mondo intero. Noi che amiamo i droni e voi seguite il mio canale e parliamo spesso di droni, hanno una marea di cose che riguardano i droni. Niente, a questo punto vi saluto, il video è stato abbastanza lungo, lo capisco, mi sono dilungato, però credo che dovevo spiegare un po' tutto. Vi chiedo di darmi un like qua sotto, di iscrivervi al mio canale, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, guardate questo sito iome.com perché è veramente una figata. Ciao da bighe.net.